Allora, grazie Marino per l'invito, al direttore e ovviamente a tutti voi che siete qui. Allora, io oggi volevo parlare appunto di questo tema dei cambiamenti climatici. E, da come ho capito, Marino non voleva una cosa troppo tecnica, c'è solo una slide con delle equazioni, quindi più che altro volevo chiarire alcuni concetti che purtroppo oggi vengono trasmessi in maniera un po' confusa. Quindi parlerò soprattutto delle evidenze scientifiche, dei rischi e, se abbiamo tempo, un po' della questione delle opportunità di mitigazione, quindi appunto delle soluzioni, anche se penso che magari qui ci sono degli esperti migliori di me su questo tema. Allora, io volevo cominciare da questa slide, perché il 2019, per chi non lo avesse notato, è stato finora, e speriamo solo finora, un anno di grandi anomalie climatiche che hanno prodotto dei danni molto ingenti. Per esempio, abbiamo avuto quest'estate, se ricordate, in giugno-luglio, una ondata di calore che vedete descritta qui. In Europa questa ondata di calore ha avuto un'entità molto simile a quella del 2003. Voi ricordate l'ondata del 2003? Allora, nel 2003 uscì un articolo che disse: questo evento è quattro deviazioni standard fuori dalla norma, significa una probabilità di 1 su 10.000 più o meno, cioè dovrebbe essere una volta ogni 10.000 anni. È già successo due volte in 16 anni, quindi già questo magari ci dice che qualcosa sta cambiando. Ma ricordate gli incendi artici, hanno fatto le notizie in tutto il mondo, addirittura incendi in Groenlandia, cosa che non succede praticamente mai. C'è una siccità in Australia che ormai dura da parecchi anni e che sta distruggendo i raccolti dell'Australia e quindi gran parte di alcuni raccolti del mondo. E poi lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia, questo è un fenomeno di cui non si è parlato, cioè se ne è parlato perché magari avete visto figure, foto come questa, no? Ma se guardate qui, vedete, questo è, diciamo, l'andamento normale dello scioglimento dei ghiacci. Questo qui, questo è quello che è successo nel 2019, almeno fino a giugno. Cioè i ghiacci della Groenlandia si sono sciolti ad una velocità che non era mai stata vista prima, almeno a memoria di uomo moderno. E ci sono stati tutta una serie di alluvioni, adesso non devo starli a dire tutti, mi sembra che ci sia proprio in questi giorni un'emergenza in Sicilia e nel sud Italia. Anche Milano mi sembra abbia avuto qualche evento non indifferente. Anche in Italia volevo solamente menzionare un paio di eventi. Ebbene, si è parlato molto del ghiacciaio, non so quanti di voi ricordano quello che è successo un anno fa, quasi esattamente un anno fa. C'è stata una tempesta chiamata Vaia che, non so quanti di voi conoscono quelle zone, ha distrutto intere foreste sulle Dolomiti del Friuli, del Veneto e del Trentino Alto Adige. Dico mai vista perché noi abbiamo avuto una riunione proprio dopo la tempesta e esperti, sindaci, operatori del luogo ci hanno detto che questa cosa qui non era mai accaduta. Venti 200 km all'ora sulle Dolomiti non le aveva mai visti nessuno. Allora, queste cose qui io sono sicuro state pensando, almeno alcuni di voi stanno pensando, ma sì, ma queste succedono tutti gli anni. Giusto? Tutti gli anni ci sono alluvioni, per fortuna tutti gli anni non c'è vaia, però tutti gli anni ci sono siccità, alluvioni e così via. Quindi che cos'è? Qual è il problema? Il problema è questo. Allora, questi sono dei dati di una compagnia di riassicurazione di Monaco. Le compagnie di riassicurazione sono compagnie che assicurano le compagnie di assicurazione. Perché quando succedono eventi che loro definiscono catastrofici, che sono definiti più o meno qui, sono le compagnie di assicurazione non hanno abbastanza soldi per pagare e quindi, un po' come la Banca d'Italia con le banche, subentrano queste compagnie di assicurazione. Quindi loro sono molto interessati a questi eventi estremi,
fanno una casistica mondiale sul numero degli eventi, non sul danno, va bene? Questo è il numero degli eventi di tipo meteo climatico, e vedete che quindi floods, temperature estreme, siccità e così via, vedete che negli anni 80 di questi eventi ce n'erano più o meno 200 all'anno, nel 2018 ce ne sono stati 800 e in ogni caso negli ultimi anni si è passati ai 7-800, che è un fattore 4, 4 volte aumento di eventi estremi e catastrofici. Quindi effettivamente qualcosa sta accadendo, e quindi per la fine di questo mio intervento vorrei aver spiegato che cos'è che sta accadendo.